Radio Firenze. Viola Tweet. Viola Tweet. A cura di fiorentina1.com, la voce del tifoso viola. Ancora un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Messo a segno il primo colpo del mercato invernale con l'acquisto della punta Patrick Cutrone, è il momento di pensare anche agli altri reparti della rossa a disposizione di Beppe Iachini. Detto di Duncan del Sassuolo e di Juan Jesus della Roma, come principali obiettivi di centrocampo e difesa, c'è da registrare un tentativo della Viola per Matteo Politano dell'Inter. L'esterno nerazzurro in uscita dalla squadra di Conte però ha diverse pretendenti, ma soprattutto un costo eccessivo per le casse gigliate. L'Inter infatti chiede circa 35 milioni di euro, e il Milan sembra il club più vicino a prelevare il calciatore. Piazzato invece in uscita Christopher Rasmussen. Domani grandi appuntamenti per i tifosi viola in mattinata. Conferenza stampa di Iachini alle 10.30. Alle 11 la primavera di Bicica sfida al Bozzi e la Sampdoria in campionato. Mentre nel pomeriggio alle 14.30 riparte anche il torneo di Serie A femminile, con le ragazze di Cincotta impegnate a Bergamo contro l'Orobica. Per fiorentina1.com, Pasquale De Stefano. Viola Tweet, Viola Tweet, a cura di fiorentina1.com, la voce del tifoso viola.